Non avete ancora compreso che non ce l'abbiamo con qualcuno, ma è tutta l'isola di Ischia, ce l'ha con un certo modo di fare politica. La gente è stanca di una politica che non dà risposte, la gente è disillusa, è lontana, bisogna cambiare rotta. Noi non vogliamo cambiare l'Acquameno, noi vogliamo cambiare l'isola. Con questa vittoria è cambiato l'assetto politico isolano. Adesso sta a noi uomini dimostrare che una politica diversa è possibile. Questo schema non funziona più. Questa è una rivolta di popolo. Non è semplicemente la rivoluzione del Masaniello di turno o di un Giacomo Pascale. Questa è una reazione politica pulita e democratica di una società di giovani che vogliono mettersi in gioco ed essere artefici del proprio destino. E per tutto questo il mio primo appello lo rivolgo a Caruso, Castagna, Del Deo, Ferrandino e Gaudioso. Io sono tornato. Sono pronto a dare umilmente il mio contributo affinché insieme da stanotte stessa possiamo iniziare a pensare e a lavorare per l'isola in un modo diverso rispetto ad oggi, che segni una discontinuità non teorica rispetto al passato. Tra noi non abbiamo avuto mai problemi, non si è mai reso necessario misurarci, contarci, competere tra chi è più bravo o tra chi è più grande, ma abbiamo sempre deliberato all'unanimità, dimostrando all'isola di avere una grossa intesa tra di noi. Ciò nonostante, continuo a pensare che è opportuno partire da subito dagli stati generali dell'isola, coinvolgendo con noi le associazioni di categoria, albergatori, commercianti, balneari, tassisti, artigiani, imprenditori, aziende vinicole e tutti gli attori del tessuto socio-economico, per progettare, condividendo tutti insieme una visione, un progetto comune per un futuro possibile.